Sì, è stata una battaglia particolare, avevamo la squadra peggiore possibile. Però adesso ne manca uno. Ne dubito altamente. Credo che si stiano... che uno stia seguendo l'altro, sai? Ah, proprio così, proprio. Frega cazzi. Adesso li cerco. Tu sai dove sono? Ecco appunto. Ah, ecco, c'era un motivo allora. Il 4, eh? Sarà qualcosa di particolare. Addirittura come d'accordo, eh? Quindi avevate qualcosa da fare voi due. Perché vuoi vendetta? Quanto ci fai? Il 4 ottobre. Ok. Da te. Addirittura, Cacchio. Ma sarà stato davvero lui? È una situazione molto particolare questa. Che ovviamente c'era un legame fra loro tre, era palese. Adesso non so Sanada cosa è andato a fare. Ovviamente so cosa è andato a fare, ma nel senso non so cosa c'entri nella storia di loro due, però... arrivate addirittura a questo? Sanada-san, yosu hen datta yo na. Kyou wa dou natten da? Adesso se lo ricorda lei, quanto ci fai? Eccolo. Shimatta. Souka. Sakusen ni ki o torare sugite, omoi taranakatta. Kyō wa Amada no hahaoya no meinichi da. Meinichi? Yamagishi, isoide Aragaki to Amada no ibasho o tsukitomete kure. Non so dove sono. Futari issho ni iru kanousei ga aru. Meno male che Akiko non è così stupido, per fortuna. Ogni tanto, uno sprizzo di intelligenza. Qualcosa di molto pericoloso. Ma non fu così. Addirittura? Cioè, non solo lui? Cioè, tutti voi tre? Cacchio, è anche peggio così, eh? 2年前、イレギュラーで街に出たシャドウを撃ちに行った時のことだ。ペルソナを得たばかりの新垣に軽い力の暴走が起きたんだ。敵を追うのに気を取られていたとはいえ、民家が巻き込まれてしまってな。運悪く一人だけ犠牲者が出てしまった。それがアマダの母親。Ma tutto questo mentre lei era cosciente, nel senso era
vagante come noi o era all'interno di una bara? Perché comunque, sono due cose particolari, Sonna... Honto nan suka? Già, Amada-kun ni totte Aragaki-senpai wa... È l'assassino della madre. Amada ha mizukara shigan shite nakama ni kuwawatta. Shikashi... Volesse vendetta, ovvio. Mitsukarimashita! Tatsumi-ponto Island desu! Siamo lontani, Qualcuno della strega? Akihiko ka? Natte kudasai! Kono hanno wa... Chigaimasu! Kore wa strega desu! Ovvio. Mazuku ne ka? Sayaku da! Ehi, cosa ti aspettavi? Che arrivassero col gelato e ti dicessero, ehi, possiamo restare qui? Okakeyo! Andiamo, forza! Però devo cambiare squadra, mi sa, cavolo. Yareo. Uccidimi. Ecco, ti pareva. Omae no itta tori da. Ore wa wasuretakatta. Nakama to hanareta no mo. Kusuri de chikara o osaeta no mo. Ah, per questo, perché si sentiva in colpa allora. Karada ga wasurenen da. Ki ga tsukeba koko e kichimau. Mitaku mo ne basho nano ni na. In questo luogo, intendi? O letteralmente qui con noi? Esatto, ovvero? Ah, ok, in questo senso. No, non è quello. Ti sta proprio dicendo cosa. La cosa giusta. Esatto. E ti pareva. Sonna mono seo hazu ga nai. Hitsuyou mo nai. No, ti stai facendo manipolare dalle persone sbagliate. Scordati che venga con te, sappilo. これは通過点に過ぎない。あなた方は救われるのです。うん。だと。おや。自分を殺そうとする少年を。Perché una persona che c'ha due dita di cervello. そうでした。復讐などなくても、どの道あなたは死ぬ運命。Che ti frega? L'importante è fare la cosa giusta, no? Persona no yokusei ni kusuri o tsukai dashite, mou zuibun to tatsu hazu desu. Anata wa mou nagaku nai. Tekito itten ja ne. Noi lo sapevamo, noi, personaggio giocante. Wakatte iru hazu desu. Doi koto? Katte ni shinjau tte iu no ka? Koku ga nani mo shinakute mo katte ni. そんなのありかよ。それなら僕は今まで何を死が何によってもたらされるかなどどうでもいいことでしょう。少年、君からは彼とは別の意味で生きている匂いがしない。彼を殺した後で自分も死ぬ気だったのでしょう。 Ah, in quel senso. Timing ga skoshi zengo suru dake no. Certo. Fatemi godere un po', no? Watashi ga ima kakujitsu ni iki no ne o tomete agemashou. Fuzakeru! Eccolo là, ti pareva. Dove gli ha sparato? A me sembrava al braccio, però si è schinato sulla gamba. Forse al fianco. Yuigon no kawari ni kiite okimashou.
千鳥と似た情報の使い手が君らの中に一人いるはずですね。あなた方の方が情報が早くてね、シャドウを守ることができないのです。教えてください、誰なのか。言わないとほら、傷がどんどん悪化していきますよ。Non penso che morirà però adesso. Eccolo lì. Che stronzo. Dai Yamada, fai la cosa giusta. Oshiete moraemasen ka? Sore tomo mou kuchi ga kikemasen ka? Sonna yatsu inai. Lui lo sa che stai mentendo, eh. Sono io. Lo sa- guarda, lo sapevo. Honto desu ka? Ah, honto da yo. Sore ga dekiru kara. Dakara boku wa kodomo demo tatte. Certo, come no. Nani itteru? Lascio in pace, bastardo. Oshizuka ni. Anata ni wa kiite imasen. いいさ、僕の復讐はもう終わったんだ。もうここにいる理由だって。Per fare la cosa migliore. Per fare la scelta migliore. Sì, migliore di quanto volevi essere adesso. なるほど。君は十分に生きたというわけですね。素晴らしい覚悟だ。君を先にしましょう。楽におなりなさい。Arriva Sanada? Cosa? No! Porca puttana! No! No, dai, non può essere crepato! どうしたと言うんです。この子供を救ってあなたに何か得が。 Perché si sentiva in colpa? Perché era la scelta giusta. Shinji! Ma scusami, ma Sanada è corso via mezz'ora fa! Come fa a essere qui con tutti ora? 水を差すとは興ざめなこと。 Porca troia! Shinji! しっかりしろ。Aragaki-san! E noi no, lo guardiamo. No, Koromaru, piccolino. Nante kao da. Sekkaku nozomi ga kanau tte no ni o. Nukishimi o. Sugu ni sute nakute ii. Chikara ni suri ai.まだガキなんだから。こっからだろう。これからは。てめえのために。生きろ。そんな。僕は。Che brutta. No, dai! No, dai! Sta crepando questo.Cioè proprio ormai l'hanno capito che non c'è più niente da fare, zero. Minchia, terribile. Terribile sta situazione. Dopo molte dure battaglie, la squadra ha subito la sua prima perdita. La vita di un amico è finita in modo che non avrei mai potuto immaginare. Quella notte nessuno ha proferito parola. Poi il giorno dopo. Minchia.
Ieri è caduta una terribile tragedia, porca troia. Ma io ci avevo puntato tantissimo su di lui. Porca miseria. Tuttavia oggi devo andare a scuola. Ma a scuola lo sanno, cioè nel senso... Ecco appunto.残念としか言いようのないことです。彼には彼なりの思い描いた将来があったはずでしょう。Minchia。そんな彼を目の届かぬところへ追いやったのは、人に我々教職者の不徳でもあります。我々はそんな彼の力になれぬまま暴力事件などという不憫な形で許せ、許してくれ。 Cazzo, quanto è serio però. Il preside continua a elogiare l'elogio funebre. Tac, coccio, hanashi nageyo. Demo Aragaki te shiteta. Gakko kite nakatta chu hanashi desu ga. Junpei ora si incazza, secondo me. Teka kaerite. Moshi no junbi sashite kure yo. なあ、お前ら、荒垣君って知ってた？つうか、同学年の俺ら知らねえのに知ってるわけねえか。暴力事件に巻き込まれるとか、実際あるもんなんだね。Tieni la bocca chiusa. ああ？なんだよ。そういう言い方は問題。うるせえよ。は？何立っちゃってんの、君。 うるせえって言ってんだよ! Lo sapevo che svirgolava. くそ! Lo sapevo che svirgolava. ねえ、今日真田先輩って見た? Ovviamente no. 今日来てないよね? このまま顔出さないのかな? Ne dubito. Sia lui che la senpai non si faranno vedere, secondo me. Terribile, terribile questa situazione. Ah, invece lei. Pensavo avrebbero saltato a scuola tutti e due. Ma急いで考えをまとめなくてもいい。正直。 私も迷ってるしな。じゃあ伝えたぞ。 A dopo. よ。いつものあれを食ってきた。授業サボって食うラーメンの味が知りたくてな。意外といいもんじゃないか。だ。誘いよ。一度くらい。黙ってないで返事くらいしろよ。いつもそうだ。お前はいつも Lui ci è rimasto sotto tanto。血の身にも慣れてんだ。逆だと言いたいのか。そうだな。 力だ理屈だって。一人で突っ走ってたのは俺の方だ。幹を失ってから。俺はただ力だけを求め。Gli sta dicendo tutto quello che non gli ha mai detto nella vita. どんなものでも守れると思ってた。だがどうだ。お前まで先に行っちまった。必死な俺を笑うかのようにな。戦ってりゃ死ぬかもしれないって。俺は知ってた。なのに。 俺は戦うことに夢中で何も見えてなかった。いくらカッコつけて走ってみたって、結局このざまだ。Sai che mi stanno venendo i lacrimoni, Dio santo. È pesantissima sta situazione. Però ti farà sentire meglio. Ti farà alleggerire lo stress, credimi. それくらい、どうせ俺は俺であることから逃げられない。
いい加減うんざりしてんだ。Smettila! Si è evoluta la sua persona, addirittura. La determinazione del cuore di Sanada ha risvegliato la sua nuova persona. La persona di Sanada polluce emerge Cesare. Non me l'aspettavo per niente sta situazione. E ha ottenuto ovviamente una nuova abilità. Grave, un nemico ignora la resistenza, alta chance di folgorazione. Ovviamente è la versione più potente di quella di prima, il che rende inutile utilizzare un attacco precedente, perché è lo stesso tipo di elemento. Fosse una fuoco e una ghiaccio, per dire, avrebbe senso, ma così uno usa sempre solo quella. Interessante, non vedo l'ora di vederlo sto attacco. Davvero peso sta situazione. E ammetto che un risveglio di una persona non me lo sarei mai aspettato a questo punto del gioco. Di solito è una roba che succede sempre alla fine, letteralmente. Sì. Manda l'arma di distruzione a prendere il bambino. Non è colpa tua. Ah, kimi no sei janai. Speravo che dicessimo qualcosa, onestamente. Molto hayaku ni kizuku beki datta. Ore jikaku tarinakatta. Allora, ecco, adesso tutti si stanno prendendo una parte di colpa. Onestamente, se Yukari non dice nulla, mi incazzo. Però, di tutta questa situazione, purtroppo l'unica su cui posso dire qualcosa di negativo è proprio la senpai, perché capisco Sanada, lui stesso dice io ero troppo ossessionato, però cavolo, sì, anche lei era ossessionata dalla missione e tutto il resto, però è quella era quella sveglia dei tre, cazzo, è quella che doveva pensare due dita di più a queste situazioni e non c'è arrivata se non proprio alla fine, neanche quando è scappato Sanada per andarlo a cercare. Quando siamo ritornati qua, che giorno è? Ah già, e siamo tornati indietro. Lasciando perdere il fatto che siamo arrivati tutti assieme insieme a Sanada, che Sanada era partito mezz'ora prima. Ma comunque, ho apprezzato comunque il gesto di Junpei di prendersela con i due tizi che stavano disturbando. Avrà fatto una figura, ma ha fatto la cosa migliore di tutti. Ci avrei sperato molto su di lui, Il che mi fa pensare che il Mjolnir, l'ascia che abbiamo trovato nel negozio, sia un'arma per una seconda run. A meno che qualcuno non prenda in mano quelle armi, e ne dubito, è un'arma da seconda run. È scappato. Ecco, ti pareva. Ecco. Per fortuna Yukari sta dicendo qualcosa. Fuka vuole agire senza un piano, però almeno ha detto qualcosa. Andiamo a cercarlo. L'opzione più logica sarebbe dove è morto Aragaki. Alla tomba della madre. Ma certo.
Sta tremando il controller per qualche motivo, Per qualche... Mi aspettavo succedesse qualcosa, onestamente. Sta aumentando sempre più la vibrazione. Ah, beh, certo, tutto a posto. Abbiamo perso un membro del gruppo. Per quanto sia stronzo quello che sto pensando, ma le cose che aveva me l'hanno ridate. Sai che no? Curiosità è la mia. È mera curiosità la mia, ma le cose che Aragaki aveva non sono, diciamo, respawnate. Andiamo un attimo alla stazione di polizia. Ho saputo dell'incidente, davvero terribile. Voi ragazzi state rischiando la vita, io posso solo lamentarmi della mia inettitudine. Perlomeno voglio fare il possibile per aiutarvi. È vero che oggi è lunedì, tra l'altro. Vedi? Le sue cose non sono, diciamo, respawnate. Il che vuol dire che gli sono ancora equipaggiate. Dubito che tornerà in vita e dubito qualcosa di assurdo. Ma se l'arma del Mjolnir è un'arma che ottieni a endgame, mettiamo le mani avanti, e le sue cose non sono respawnate, potrebbe voler dire qualcosa, allora. Divinazione della sicurezza. Chissà che cosa fa. Vabbè, passerò la serata qui al computer, allora. Nota sul sito di assassini, vediamo. Vediamo dove porta questo indirizzo. L'arte della demolizione umana sembra illustrare i punti deboli. Oh. Do un'occhiata alle mascotte sorridente, demolita Anne, e continuo a leggere. Ho avuto qualche problema, ma ho appreso nuovi metodi per colpire dove fa male. Forse è colpire le debolezze. Sento di aver capito come esaminare un nemico prima di andare al primo colpo. Aha. Imboscata è stata potenziata. Ora quando attacchi un nemico da dietro infliggerai angoscia senza fallire. Ah, ok. Vabbè, non è terribile. Ma no, speravo di meglio. A questo punto mi chiedo Pharos cosa potrebbe dirci. E da oggi inizia la settimana prima degli esami. Ma sembra che ben pochi studenti siano tristi per la morte di Aragaki-san. Le relazioni umane si dimenticano presto, ma il nostro caso sembra essere differente. Eh beh sì. Ok, quindi nessuno è disponibile assolutamente, perché è la settimana prima degli esami. Però c'è Koromaru e lei. Che richieste hai per me? Portami un panno da occhiali. Occhiali, un oggetto che indossato fa sentire estremamente più intelligenti. Esiste un oggetto che aiuta a mantenere una qualità perfetta della sua lente. Credo si chiami panno da occhiali. Un oggetto non necessario per chi non indossa gli occhiali, ma fondamentale per chi deve farlo. Credo il presidente. Vorrei mettere le mie mani su questo panno da occhiali. Me ne porteresti uno? D'accordo. Porta del sushi. Il mio interesse al cibo è aumentato da quando abbiamo fatto quel giro gastronomico del tuo mondo. Nella mia costante ricerca di prelibatezze ho trovato informazioni sul cosiddetto sushi. Ho scoperto che si mangia durante le feste e spesso viene offerto agli dei nei loro santuari. Ok, forse devo andare dalla volpe. Questo sushi deve avere un sapore divino, soprattutto se è il cibo preferito degli dei. Vorrei assaggiarne un boccone. Volentieri. Però c'è lo studente. Cavolo, fa parte della scuola però. Beh, sai che volendo. Vediamo se il sushi è questo. Ora che ci penso, mi ha detto di voler provare il sushi. Ho cercato di sfruttare il mio sapere pensando a un modo per accapparne un po'. Ehi, tu! Ah, non era la volpe. Perché quel muso lungo? È successo qualcosa di brutto? I ragazzi dell'altra terra dovrebbero essere felici e spensierati. Ciò che ti serve è un buon pasto e del riposo per stare meglio. Tieni, prendi il sushi, Nari. Ok, wow. Devi essere ottimista, tua generazione è il futuro del Giappone. Su con la vita. Wow, signora. Certo che potevano farla una minima di animazione. No, no, no. Schermo nero, facile, facile. Perché impegnarsi d'altronde? Tieni il sushi. Ne vorrei anch'io un pezzettino ora. Quindi questo è il sushi. La forma è così affascinante. Capisco, il suo nome è Sushi Nari, un apprezzato cibo delle feste. Di sicuro è pieno di gioia e di allegria. Più tardi lo assaggerò e fonderò i miei denti in tutta quella gioia. Ecco la tua ricompensa. Pezzo di ergotite. Potrei andare da Koromaru effettivamente, però tanto varrebbe iniziare un nuovo confident a questo punto. Che c'è? Non guardarmi mentre mangio. Mi mette a disagio. Non posso assaporare il mio sandwich gourmet. Edizione limitata saresti qui. Sembra che il mio fascino ha attirato la sua attenzione. Cosa vuoi? Che stai mangiando? Ah, ti incuriosisce. Ti definisci gourmet anche tu? Possibile? Qualcuno così grezzo come te? Non credo. Dovrei dimostrarmelo. Se supererai il mio quiz gourmet ti crederò. Cosa posso chiedere? Non vorrei farlo troppo difficile. Fammici pensare un attimo. Wow, che sandwich! Ora inizia il quiz. La prima domanda è un omaggio. Qual è la bevanda più popolare della caffetteria laggiù? Il caffè feromone? Esatto. Ecco la seconda domanda.
Qual è il colore della camicia della mascotte di Azuki Arai, Azuki-chan? È quello dei dolci? Quello rosso? Ah, non sei male. Domanda 3. Qual è il cibo del menù segreto di Agakure? Non ci vado da un po' effettivamente, eh? Comunque la ciotola. Sono colpito. Sembra che un po' te ne intenda il cibo, ma non è ancora nulla in confronto a me. Perché non mi porti qualcosa che non ho mai mangiato prima? Deve essere veramente uno strano boccone, se non lo conosco. Se ci riuscirai ti considererò un gourmet come me. Ok. Ah, cos'è quel cibo misterioso? Dammelo. Lo strano boccone, letteralmente. Oh, ma è terribile. Però sono colpito. Non avevo mai assaggiato una cosa del genere. Non sei malaccio. Sembra essersi interessato a me. Passo il tempo con lui? D'accordo. Ma va. Ma porca troia, che sveglio. Hai da mangiare? Ma porca troia. Madonna mia. Che brutto pensiero questo. Uomo rancoroso. I vigili del fuoco. Sai che da persona normale, dopo un evento del genere come quello di Aragaki, sta situazione qua proprio mi passerebbe sopra la testa. La polizia? Sì, ma perché sei uomo rancoroso, te? Sarà qualche... Scusate, intanto stavo guardando la tazza che continua a cambiare colore. Sarà qualche stronzata. Bella allegoria. Ma va davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Devi vedere il mio animo. Sumetsu mi sta ringraziando di cuore. Ho conosciuto Nozomi e Re Gourmet. Beh, era da un po' che non facevamo un confidant particolare, diciamo. Ed è la luna lui. Nanji Vavaru. Nanji. Quando creerai le persone dell'arcano della luna. Vabbè. Chissà chi sarà l'ultima persona della luna. Se questo è quello che dice lui. O 2010. Sa manco in che anno siamo. Però forse la butto proprio sull'ipotesi. Forse 2009 o 2010 è perché intende che magari tu puoi iniziarlo a fare dopo il capodanno anche il confident, quindi di conseguenza non ha senso che ti dice l'anno prima. Anche se in realtà potrebbe essere il vecchio Re Gourmet, però almeno si sono portati avanti. La penso così almeno. King ga king taru shoku no kiseki wa. Che succede? Infarto? T'a posto, Fra? Che faccia, a parte quello. Ma credo sia stato lo strano boccone, eh. Vai. Vai a cagare, letteralmente. Quella faccia è terribile, comunque. Corri. Ha iniziato a fare buio e sono tornato a casa. Quella, sto silenzio.
Si è aperta una nuova area del Tartaro, vero? Ovvio. Grazie dell'avvertimento. Ciao ciao. Elizabeth ha detto che si è aperto un nuovo passaggio. Dovrei dare un'occhiata la prossima volta. Eh beh, certo. Abbiamo anche due carte nuove. Tre, volendo dirla sul serio. C'è ancora la macchia di sangue. Cioè, manco hanno pulito. Eh beh, che ti aspettavi? Ha visto morire la persona che voleva uccidere qui. Ma vorrei sapere il modus in cui è morta, onestamente. Come lo spieghi le ombre e quel mondo? Ma va, mica te abbandoniamo. Finalmente Sanada, due dita di cervello, l'ha tirato fuori, eh? Cioè, non è solito svampito, almeno. Ma tu non sei più solo ormai. Dovresti averlo capito. Gli si risveglia la persona, quanto ci fai? Bravo ragazzo. Fino in cima alla torre del Tartaro. Ci arriveremo. La sua persona, Nemesis, che era già bella di suo, vediamo cosa diventa. Cos'è sto coso incredibile? Bellissimo. Nel cuore di Amada ha risvegliato una nuova persona. La persona di Amada, Nemesis, emerge Kalanemi. Molto bella, molto bella. Nemesis era figo, però questo è molto particolare. Cura, rianima tutti gli... Ok. E riflette un attacco, interessante. No, in realtà quello che stavo pensando è che mi è venuto il dubbio che i personaggi maschili si risveglino tutti così durante cutscene di questo tipo, ma quelli femminili li dobbiamo portare noi al massimo. Mi viene questo... come i giochi normali di Persona 4 e 5. Mi viene questo pensiero e una parte di me spera non sia così. Perché sennò saremmo molto indietro. Cosa? Bravo ragazzo. Si va avanti col sorriso, eh. Mi manca, mi mancherà. Sanada-san wa? No, torna da solo, non ti preoccupare. Che tornerà. Sì, perché l'ho visto, onestamente. Stai buona, Fuka. Wow. Ecco appunto.
Sei tornato, Fra! E questa è la tua prima domanda, porca troia. Peccato però per Shinji, Quindi stasera salta?